visto. Piove. Mi fa proprio piacere quando piove sulla testa e sui vestiti, però ci ho provato lo stesso, adesso che sto un po' qua che... Non voglio nemmeno guardarmi. Dovrei asciugarmi, tornare giù e mettermi a posto. Ci sono appena sceso giù per vedere se era possibile metterti a posto, ma ci stanno i stronzi giù, tutto il tempo che ti asciughi i capelli non si muovono, tutti là aggruppati, che ti spiano dietro le spalle, così sono risalito. Giusto il tempo di pisciare, con i vestiti e i capelli bagnati, e resterò così finché non sarò in una camera. Come ci sistemiamo da qualche parte, mi levo tutto. Per questo che cerco una camera, perché da me è impossibile, non ci posso tornare. Non tutta la notte però, eh. Ecco perché tu, quando giravi laggiù l'angolo della strada, quando t'ho visto, ho corso. Ho pensato che ci vuole trovare una camera per la notte, se uno c'ha, se per parte della notte, se uno lo vuole dire davvero, se uno c'ha il coraggio di chiedere, pure con i vestiti, i capelli bagnati, pure con la pioggia che mi butta giù, specie se mi guarda allo specchio. E poi, difficile non guardarsi, eh, tutti gli specchi che ci stanno qua in giro. Nei bar, negli alberghi, che uno si deve mettere dietro, come qua, dove stiamo adesso, dove ti guardano a te. Io mi metto dietro sempre, pure da me, però è pieno da tutte le parti, come qua, fino negli alberghi, 100.000 specchi che ti guardano e da cui uno si deve guardare. Perché io vivo a albergo, da sempre quasi, dico da me perché sono abituato, ma è un albergo, tranne stasera che non si può, sennò è quella casa mia. Entrare nella camera d'albergo sono talmente abituato che in 2 minuti la faccio diventare davvero casa mia, che sembra che quella è la camera mia di sempre, dove vivo con tutta la cultura mia, gli specchi nascosti e basta. Ma tipo che se a uno gli viene del botto di farmi vivere in una camera di una casa, a me può dare una casa come te pare a te, una casa come quella dove ci abitano le famiglie. Come scelto io la faccio diventare subito una camera d'albergo, solo perché ci vivo io, fatto d'abitudine. Ma se mi danno tipo una capanna in mezzo alla foresta come quelle delle favole, no? Dove travi grandi, grande cammino, grandi mobili mai visti, vecchie di 100.000 anni, come scelto io la faccio diventare una camera d'albergo, dove mi sento a casa. Con molto di mobili ci nascondo il cammino, faccio sparire travi, cambio lo stile. Butto via tutti quegli oggetti che non si vedono mai da nessuna parte, non solo nelle favole. Gli odori particolari, gli odori delle famiglie, le vecchie pietre, il legno vecchio, nero, i 100.000 anni di vecchiaia che se ne fregano di tutto, che non ti possono mai far veramente sentire a casa tua, che ti fanno sentire straniero. Butto via